cioè nella pazza, solo le spavento, forse il sudore la bocca porta, odore di mare morto. Se un capitano mi sia sentire, o per le porte le mille, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Sta mia figlia che ha 15 anni, e da Parigi ha comprato il cappello. Se ci invitasse il suo tavolo, stasera come sarebbe bello. Con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi vecchi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro il bicchiere faremo un bellissimo tintinnante. Ma questo viaggio è davvero mondiale e la costa lunga gigante. In terza classe si viaggia male, questa concetta sembra lenta a viaggiarsi, ci si sta meglio che in ospedale. A noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può stare dentro, ma con bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero, come il petrolio, ad ammirare questa luna di metallo, che quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza molto male. E gira, 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 gira l'erba, gira e rigira che piove e nevica, come ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo, comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. La ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare lo trovo subito molto bello. Forse perché di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, penso magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò tornare. Come bella la mia stasera, tra un amore che tira e un padre che predica, con le ragazze di prima classe che per sposarci si va in America, con le ragazze di terza classe che per provarci si va in America.